Ciao amici, chi di voi soffre il freddo? Brrr, per me l'inverno dovrebbe essere abolito. D'estate sogno i ghiaccioli, ma d'inverno il ghiacciolo sono io. Se anche voi patite il freddo e non sapete perché, provo a spiegarvelo. I motivi sono quattro. E no, la temperatura esterna non è la sola colpevole. Il freddo viene percepito dalla pelle con i termocettori che registrano la temperatura. Le informazioni arrivano al cervello che segnala il freddo con brividi o pallore. I brividi producono calore e il pallore indica che il calore è all'interno e non in superficie. Una persona in salute ha una temperatura media di 36,6 gradi, che varia nell'arco delle 24 ore. Il picco massimo lo si raggiunge verso le 18, il picco minimo verso le 4 di mattina. A influire sulla nostra temperatura c'è sicuramente lo stile di vita, ma vediamo insieme le 4 ragioni per cui si soffre il freddo, così sarà più facile contrastarlo. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Struttura anatomica. Le più freddolose siamo noi, di solito, noi donne. Il motivo? Il metabolismo basale. A riposo l'uomo dissipa più energia, generando così più calore per il corpo. Tra un uomo e una donna, fermi e seduti, è infatti l'uomo a generare più calore. Noi donne abbiamo, ahinoi, uno strato adiposo più spesso sotto la pelle ed è così che il calore generato impiega più tempo a raggiungere i recettori epidermici. 2. Ormoni. Le alterazioni ormonali sono tipiche delle donne, specie durante il ciclo mestruale. Gli estrogeni favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e la dispersione di calore. Durante l'ovulazione, la temperatura corporea femminile media scende a 35,9 gradi. Solo nella seconda fase del ciclo il progesterone aumenta la temperatura media. 3. Ragioni di salute. L'ipotiroidismo influisce sulla regolazione dell'energia corporea e della temperatura e questo può provocare una maggiore sensibilità al freddo. Esiste poi una patologia detta malattia di Raynaud che porta a essere freddolosi. Gelo e stress favoriscono il raffreddamento di alcune parti del corpo che diventano di colore bianco e insensibili per il restringimento dei vasi sanguigni periferici. Cosa fare? Muoversi il più possibile per attivare la circolazione. 4. Problemi di circolazione. Il corpo umano è mantenuto ossigenato e caldo dal sangue. Stare fermi o avere problemi di circolazione implica anche avere più freddo. Meglio muoversi spesso e fare piccoli esercizi sul posto, anche con le dita di mani e piedi. Quindi coprirmi come un eschimese è inutile? Non voglio dire addio al piumino. Ma no, copriti bene, ma non solo, bevi tisane calde e fai esercizio, così respiri di più e produci calore. Se stimoli la circolazione, il tuo corpo genererà calore e patirai meno il freddo. Ecco una strategia per aiutarti con il fai da te. Ogni giorno puoi farti un breve massaggio energico al cuoio capelluto con la punta delle dita. Ottimo anche un massaggio ai piedi, strofinando la pianta con le nocche, senza paura. Ti stupirai di quanto migliora la temperatura corporea di base, aiutando la circolazione. Se poi vuoi un effetto totalizzante, puoi farti un automassaggio completo con il mio metodo Ayurvedic Touch per massaggiare tutto il corpo con l'olio adatto secondo i principi di riequilibrio dell'Ayurveda. Il calore e il benessere sono assicurati. Bene amici, oggi abbiamo visto quali sono le ragioni per cui si ha sempre freddo e come contrastarlo. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. E non dimenticate il regalino, il reminder sui motivi alla base della percezione del freddo. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.